Ciao, sono Cristiano di viaggiovero.com e come promesso, con il video di oggi ti faccio vedere le piccole modifiche che sono intervenute per quanto riguarda la procedura di check-in online, con la Ryanair, che come sai è obbligatorio, quindi va fatto in tutte le maniere, altrimenti si rischia di dover pagare, una volta in aeroporto. Dalla home page del sito Ryanair devi cliccare sul bottone verde posto sulla destra, check-in online, e arriverai ad una maschera in cui devi entrare nella tua prenotazione, in cui devi inserire dati per entrare nella tua prenotazione. Ci sono due possibilità, con la prima possibilità, l'opzione 1, se preferisci questa, dovrai inserire il numero di prenotazione che hai ricevuto all'atto dell'acquisto del volo, l'indirizzo di posta elettronica e l'aeroporto di partenza e arrivo, questo del volo di andata, anche se poi farai il check-in anche per quello di ritorno. Oppure per l'opzione 2 devi inserire la data di partenza, l'indirizzo di posta elettronica e la partenza e l'arrivo del volo di andata. E poi dopo dovrai cliccare sul pulsante check-in online. Adesso vado a compilare. Ecco fatto, io ho scelto l'opzione 1. Poi si clicca sul pulsante check-in online e arrivi a dover mettere il check su le domande di sicurezza per gli aeroporti, quindi se sono praticamente le leggi per cui per i liquidi, per le leggi europee, eccetera. Dunque devi mettere il check-in, la spunta su tutte le caselle, perché sennò non riesci ad andare avanti. Poi puoi cliccare sul tasto continua. Eccoci arrivati alla maschera, alla nostra maschera di prenotazione. Qui ci sono i dettagli del volo del mio volo. In questo caso io ho un volo cioè un volo di sola andata, quindi non ho il ritorno. E qui ci sono i passeggeri e come puoi vedere c'è il mio nome. Non dovrai far altro che spuntare la casella del nome. Nel caso ci siano più, nella prenotazione ci siano più persone, ci saranno più nominativi. E puoi scegliere di fare il check-in online per tutti, quindi dovrai mettere la spunta su tutti i nomi, oppure solo per le persone a cui sei interessato, nel caso in cui lo facciano loro stesse per se stessi. Quindi, cioè, si possono fare anche in momenti diversi i vari check-in. In questo caso io spunto il mio nome perché è l'unico, ed ecco che qui c'è scritto: è già spuntata la casella check-in per il volo di andata. Nel caso in cui ci fosse anche il volo di ritorno, ci sarebbe anche check-in per il volo di ritorno e lo puoi fare nel caso in cui il tuo volo di ritorno è comunque nei 15 giorni dalla data in cui stai facendo il check-in. Altrimenti, se è maggiore dei 15 giorni, cioè se il tuo ritorno sarà 20 giorni dopo di quella data, ecco che non lo puoi fare in quel momento, ma lo potrai fare quando arriverai ai 15 giorni. Quindi se sei già via lo devi fare tramite un internet point o tramite l'albergo. I dati da inserire sono la data di nascita, la nazionalità e puoi inserire i dati del documento. Inserendo questi due dati, data di nascita e nazionalità, in questa parte a sinistra, dopo ti dà la possibilità di scegliere come documento o il passaporto o la EEA National ID Card, che non è altro che la carta d'identità. Se voli con il passaporto, sceglierai questo e metterai i dati del passaporto, ma la maggior parte delle persone in Europa vola con la carta d'identità, quindi basta selezionare EEA National ID Card. Puoi inserire il numero del documento, il paese di emissione che è Italia e la data di scadenza che trovi sul retro della carta d'identità. Ora io vado a inserire i miei dati. Una volta inseriti tutti i dati, che io chiaramente ho oscurato per una questione di privacy, clicchi sul tasto check-in. Ti viene data una maschera in cui ti ricordano che una volta che i propri dettagli di documento sono completati non possono essere modificati online, ma possono essere modificati solo tramite il call center, quindi controlla bene di averli inseriti esattamente. Se sei sicuro dell'inserimento, basta che clicchi sul tasto OK. Ed ecco che arrivi a una pagina ancora
di vendita fondamentalmente, in cui ti chiedono se vuoi comprare il bagaglio approvato da Ryanair e devi spuntare la casella no se non sei interessato, se hai da aggiungere articoli sportivi, attrezzatura sportiva, musicali, eccetera, o se vuoi l'imbarco prioritario. Se oltre al bagaglio che hai preso, se l'hai preso, vuoi altri bagagli supplementari, nel mio caso io non lo prendo perché ho già comunque un bagaglio da 15 kg che avevo pagato nella prenotazione. Nel caso in cui tu lo voglia prendere, a questo punto lo puoi inserire. E se non vuoi inserire nulla, come faccio io, basta che clicchi sul tasto in fondo alla pagina, no grazie. Arrivi all'ultima pagina in cui puoi la scegliere se annullare, quindi tornare indietro per ricontrollare i dati se pensi di aver sbagliato qualcosa, oppure cliccare sul tasto check-in, quello definitivo, e ti appare insieme a chiaramente una pubblicità che andremo a chiudere il nostro check-in. A questo punto lo puoi stampare direttamente oppure lo puoi salvare come PDF. Io ti consiglio di fare entrambe le cose. Ti consiglio di salvarlo prima come PDF in maniera da averlo sul tuo computer per ristamparlo senza dover entrare sul sito della Ryanair, e poi una volta salvato sul tuo computer puoi tranquillamente stamparlo con il pulsante stampa e dai in mano il check-in online con cui ti dovrai recare all'aeroporto, e se hai il solo bagaglio a mano puoi andare direttamente ai controlli perché quello è già la carta d'imbarco. Se hai un bagaglio, hai pagato per un bagaglio da stiva, dovrai consegnare il bagaglio da stiva ai banchi della Ryanair, poi potrai dirigerti direttamente ai controlli. Questo è tutto per quanto riguarda le piccole modifiche che sono corse nella procedura di check-in online con Ryanair. Ti saluto, ciao da Cristiano di viaggiovero.com.